Tra ieri sera tardi e le prime ore di questa scorsa notte, i carabinieri della compagnia di Campi hanno dato esecuzione a 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Queste 8 ordinanze riguardano 2 persone che sono maggiorenni, mentre 6 soggetti che sono minorenni. E quindi evidentemente c'è stato un intervento doppio da parte della procura e del tribunale ordinario, segnatamente la dottoressa Rotondano per la parte dei maggiorenni ha proposto le catture e per la parte dei minorenni la dottoressa Simona Filoni e i GIP che hanno messo queste 8 persone sono rispettivamente Saso e la dottoressa Venti. Queste persone che sono tratte da me sono tutte ritenute responsabili di reato di violenza sessuale contro